Nina Arena, presidente del Consorzio Parsifal. Finito Socializziamo con lo Sport, le preoccupazioni della seconda edizione superate dal risultato positivo? Sì, indubbiamente è stato un eccellente risultato, soprattutto come presenza di pubblico, come sviluppo delle varie attività che abbiamo messo in campo insieme al Comune di Formia. E ovviamente la soddisfazione più grande ce l'hanno data stasera i ragazzi che hanno partecipato al torneo Memorial Leone, calcio a 6, 5, 6, perché c'è anche l'atleta amico riservato ai ragazzi diversamente abili. Ragazzi diversamente abili, 6 centri diurni di tutto il Lazio, anche dalla Campania, per cui si sono divertiti, hanno giocato bene e c'è stato anche tanto spettacolo. E ora stiamo finendo con una manifestazione sportiva di ginnastica ritmica e artistica. E devo ringraziare tutte le associazioni del posto, anche le associazioni che sono venute da Gaeta, da Minturno, perché hanno partecipato con grande spirito collaborativo a questa iniziativa, finalizzando anche il loro lavoro di tutto un anno a una dimostrazione in piazza che poi in effetti ha messo in mostra ciò che durante l'anno sportivo hanno saputo insegnare ai propri ragazzi e trasmettere nelle varie discipline sportive. E che altro dire? Io vorrei fare un particolare ringraziamento al mio amico Antonio Viola per quanto lui ha saputo mettere in campo, per la regia sua che ha avuto di tutta la manifestazione, soprattutto nei convegni che sono riuscitissimi e hanno avuto un grande successo di pubblico e una grande attenzione con relatori di ottima qualità, e dove si è parlato di sport, lo sport vero, lo sport per i ragazzi. E quindi è stato un chiaro messaggio anche a tutti gli addetti ai lavori. Personalmente mi sono occupato del torneo che seguo da 8 anni, prima sotto un altro nome e ora sotto l'egida del Consorzio Parsifal, che è il Parsifal Junior Cup, dove hanno partecipato 10 società sportive. Anche in questa occasione abbiamo avuto un ottimo risultato, perché abbiamo imposto un po', no, più che imporre, abbiamo voluto che determinate regole quei ragazzi venissero seguite, le società si sono tutte adeguate e l'esito della manifestazione, che ha visto vincitrice una società di Cassino, la Real Cassino, è stato comunque un grande successo di pubblico, ma soprattutto un grande divertimento per i ragazzi. Abbiamo anche allestito qui nella Vinetina delle altre cose simpatiche, tra cui quella che ha avuto più successo insieme alle mostre che si sono avute di prodotti artigianali. C'è stata anche la presenza del Ludobus della cooperativa sociale al Tricolore di Alatri di Frosinone, e che hanno intrattenuto tutti i ragazzi mentre si svolgevano le partite della finale della Parsifal Junior Cup, e nello stesso tempo hanno intrattenuto stasera i ragazzi disabili mentre si svolgevano le altre gare sul campo della Vitruvio Polione. Ecco, a proposito della Vitruvio Polione, un grandissimo ringraziamento all'Istituto Scolastico Vitruvio Polione, alla preside, che ci hanno assistito, ci hanno dato la possibilità di svolgere questa attività. Un ringraziamento alla società sportiva Virtus San Giovanni e Lorenzo, che ha rinunciato al campo per gli allenamenti per far svolgere questa manifestazione. Un ringraziamento al teatro, a Maurizio Stammai del teatro Bertolt Brecht, che hanno sopportato pazientemente tutto il chiasso che abbiamo fatto. Un ringraziamento ovviamente all'amministrazione comunale, in particolare all'assessore Eliana Talamas. Però noi sappiamo fortemente che attraverso queste iniziative, attraverso un'attività di formazione, attraverso il lavoro che si svolge sui ragazzi ogni giorno, sia nello sport che nella scuola che nelle altre attività che riguardano i ragazzi, ci deve essere l'impronta forte di chi può trasmettere comunque valori, stimoli e soprattutto allontanare i pericoli che la strada ogni giorno può rappresentare per i ragazzi stessi. Quindi una formazione in itinere per i giovani, per fortificarli e renderli consapevoli che la vita è un'altra, la vita va vissuta, vanno fatti sacrifici e soprattutto si devono tenere lontano da tanti pericoli che poi potrebbero fortemente condizionare negativamente la loro vita futura. Quindi sotto questo aspetto penso che lo sport maestro di vita, come siamo abituati sempre a dire,
sia fondamentale per la crescita e la formazione dei giovani. Superato quindi la paura della seconda edizione, diamo appuntamento alla terza edizione al prossimo anno? Sì, ci dobbiamo risedere col Comune, verificare la loro volontà. Proprio in questi giorni, tra gli altri episodi, stasera abbiamo avuto nemmeno purtroppo la presenza di rappresentanti dell'amministrazione perché ci sono state delle problematiche, per cui speriamo di poter continuare a dialogare su questi aspetti, ma speriamo soprattutto che questo evento possa allargarsi anche agli altri comuni. Cioè, io, il mio sogno è che diventi un evento dove l'attività di ogni anno svolta dalle varie associazioni sportive, nelle varie discipline sportive, possa confluire in questo evento, che possa diventare soprattutto un evento dimostrativo, ogni evento dimostrativo delle prove, delle attività che hanno svolto durante tutto l'anno. E questo sarebbe una grossa gratificazione per noi, ma è sicuramente anche una grande gratificazione per le associazioni, perché qui trovano tutto l'appoggio di cui hanno bisogno, e nei limiti del possibile ovviamente, anche per il budget comunque che abbiamo, e per cui diciamo che finalizzare tutta un'attività a questo sarebbe anche auspicabile e piacevole.